Natale non ferma gli sbarchi, ma grazie al mare calmo le navi militari, soprattutto italiane, in azione nel Mediterraneo, sono riuscite a salvare negli ultimi giorni oltre 3.000 migranti, 750 solo ieri. Gli interventi nel canale di Sicilia hanno riguardato 5 gommoni e un barcone, con a bordo uomini, donne e minori, provenienti da diversi paesi africani. Sempre ieri è giunta nel porto di Reggio Calabria la nave Corsi della Guardia Costiera, con a bordo 371 persone, 312 uomini e 59 donne, di cui 4 incinte. Sicilia e Calabria dunque le regioni maggiormente interessate dagli sbarchi, che però sono avvenuti anche in Sardegna. Un lungo elenco che dà un'idea, da una parte, dell'impegno a cui sono chiamate tutte le forze coinvolte nelle operazioni di soccorso in mare, e dall'altra delle proporzioni dell'esodo migratorio in questa fase. Un fenomeno che del resto non riguarda solo l'Italia e vede il Mediterraneo teatro di sempre più frequenti tragedie. Sono circa 200 i migranti che hanno cercato oggi di raggiungere a nuoto dalle spiagge marocchine l'enclave spagnola di Ceuta. 2 purtroppo sono morti.